Lavoratori del settore pulizia degli ospedali di Ariano Bisaccia e Sant'Angelo dei Lombardi verso la mobilitazione. Summit dei sindacati della ditta vincitrice dell'appalto di pulizia con il manager dell'ASL, Maria Morgante, per scongiurare i tagli sul personale dovuti ad un capitolato di spesa previsto troppo basso per consentire turni di pulizia anche il pomeriggio. Sono 75 persone che prestano un servizio importante come quello delle pulizie. E crediamo che in questo momento così particolare, ma anche prima, l'ASL ha la responsabilità e il dovere di porre più attenzione e di conseguenza non pensare solo all'economicità di un servizio, ma anche all'efficienza, perché riteniamo che gli ospedali più puliti sia una sicurezza per chi ci opera, per i ricoverati e anche una forma di prevenzione. Questo credo che sia il punto forte da cui partire, e fare i tagli è una cosa ingiustificabile e inammissibile. Se non si fanno più alcune prestazioni, cioè il ripasso nel pomeriggio non viene fatta nelle stesse condizioni, cioè non si lava, per capirci, i reparti anche il pomeriggio, è evidente che questo equivale a un taglio del 30%. Significa che i lavoratori che attualmente prestano il servizio a 3 ore ne perderanno una. Lavoratori in drappello all'ingresso dell'ASL per scongiurare il taglio di personale o di tempo lavoro. Non si può lavorare così, poi in periodo Covid, figurati, e ci chiamano a destra e a manca, quindi con una riduzione in questo momento. Trattate così, la verità penso proprio che non ce lo meritiamo. Noi delle pulizie siamo sempre in prima linea, cioè giriamo tutti i reparti e facciamo sanificazione e quant'altro, cioè tutti i giorni, perché cioè, il Covid non è che è ancora finito, è ancora in atto. Cioè, se ci fermiamo noi penso che gli ospedali chiuderanno.